area gold. Saluto Davide Lamberti dalla palestra della Consizia, che si incontrano Sidea Group, Union Fasano e Campus Italia. La partita è iniziata pochi secondi fa e tra pochissimo andremo a leggere insomma anche le informazioni che potete vedere in campo in questo momento. È andato subito un tentativo disinnescato da parte dei giovanissimi giocatori del progetto Campus Italia. E intanto è proprio Notarangelo adesso a recuperare il pallone, Bearevic che cerca ancora Petroschi, il palleggio di Petroschi, il tiro e buca le mani del giovanissimo portiere Francesco Albanesi. Quindi risultato di 1-0 dopo meno di un minuto, intanto dall'altra parte è la parata di Leban. Petroschi lancio lunghissimo, bravissimo Pugliese con una mano, però poi perde la palla ma la mette comunque dentro, dunque 2-0. Adesso quindi finalmente un po' di calma che ci permette di leggere le formazioni. Dunque per la Union Fasano oggi in campo Simone Sibiglio, Alessandro Leban, Daniele Vinci, Filippo Angelini, Carlo Sperti, Davide Pugliese, Davide Notarangelo, Leonardo Boggia, Pablo Castancantore, Zeliko Bearevic, Dario Petroschi, Eric Kosling, Raffaello Corcione, Alvio Estame, Flavio Messina. E proprio adesso la squadra in maglia azzurra ad attaccare, risultato di 2-0. Adesso Petroschi qui commette frazione di passi, lancio lunghissimo, contropiede sbagliato però da parte di Campus Italia, che invece oggi giunge a Fasano con questi effettivi Francesco Albanesi, Francesco Scarcelli e Alessandro Rubinati per il ruolo di portiere, Federico De Lupo, Jacopo Cioni, Marco Zanon, Alessandro Battaglia, Valentino Dello Vicario, Tommaso De Angelis, Lorenzo Frangitto, Leo Andreotta, Cristian Manollec, Ivano Rossi e Paul Bier, capitano della squadra. Intanto gli allenatori saranno Vito Fovio e Pasquale Maione, due leggende della pallamano italiana, arbitri Giovanni Fato e Luigi Guarini. Intanto il lancio lunghissimo dall'altra parte per il contropiede e in questo caso schiaccia a terra e riesce a metterla dentro proprio Birer, capitano della squadra giovanissima del progetto Campus Italia. Adesso Notarangelo, Jostam, Petroschi, cerca la palla bassa per Ospi che viene fermato, può ripartire Campus Italia ma in maniera però organizzata. Petroschi aveva bloccato la ripartenza rapida di Manojlovic. Tiro fuori e questa volta è bravo Leban nuovamente, il rimpallo a Genova, fortemente il giocatore in maglia bianca e dunque il risultato che adesso è sul 2-2. Dunque si riprenderà con la Union Fasano. Cercheremo intanto di darvi qualche altra informazione durante la partita, per lo schiettino, la palla che finisce fuori. Partita abbastanza frizzante fino a questo momento. Le urla che sentite, oltre alla mia voce, sono quelle di Pasquale Maglione che sotto la nostra postazione si dimena per cercare di spronare i suoi giovanissimi giocatori. Adesso ancora Campus Italia, recupera palla però Petroschi che subisce fallo, no, riparte rapidamente, rapido palleggio del Macedonia che sbaglia con il passaggio dall'altra parte, velocissimo Tommaso De Angelis che però si schianta, questa palla ancora Petroschi, l'altro lunghissimo e Notarangelo non riesce a prenderla, tuttavia c'è dall'altra parte Pugliese che viene passando verso Albiniestam, viene intercettato, adesso il giocatore svedese però invita i suoi compagni alla calma e Petroschi in posizione di centrale che
chiama uno schema indicando il numero 3 con le dita. Intanto adesso Hosling, Jostam, ora Natarangelo dall'altra parte, Pugliese, e la mette dentro. Risultato dunque di 3-2. Perde malamente palla Manolovic, dall'altra parte però è bravo a recuperare il compagno, il tiro schiacciato, ancora una volta è stato molto bravo Marco Zaroni nel recuperare palla, bravo nel servire Dello Vicario che non sbaglia e riesce quindi a schiacciare sotto le gambe del portiere con la mano numero 12 della Junior Fasano, Alessandro Leben. Palla ancora Junior Fasano, Petroschi, ancora Jostam per il suo connazionale Hosling che riesce a trovare un ottimo varco alle spalle di albanesi e la mette dentro il 4-3 Junior Fasano. Junior Fasano che viene quindi da una grande vittoria contro il Bressanone capolista, precedentemente però una clamorosa e sonora sconfitta in casa del Conversano che sicuramente sarà valsa da stimolo al gruppo di Fodio. E intanto ancora Campus Italia invita la calma l'arbitro in questo momento. Ora in azione coordinata Campus Italia, il tiro questa volta di Zanon che finisce largamente sopra la testa di anche la porta di Alessandro Leben. Pugliese probabilmente in infrazione di passi e quasi anche Natarangelo che cerca di servire il compagno Hosling, la palla viene recuperata ancora Hosling a fermare, qui probabilmente l'arbitro poteva lasciare scorrere altrimenti viene meno il senso della palla a mano, è servito un minimo contatto per fischiare un fallo che ha rallentato notevolmente l'azione di Campus Italia. Continua Pasquale Maglione a urlare contro Francesco Albanesi, ci domandiamo se effettivamente sia giusto spraitare in questo modo. E intanto ancora Manolovic, eccolo in posizione centrale, fa scorrere la palla per il compagno, eccolo al tiro, sfondo però chiamato dall'arbitro. Potrà ripartire Leban, ancora Petroschi dall'altra parte, Natarangelo lascia per Pugliese che riesce ad entrare in assoluta scioltezza portando quindi il risultato sul più 2, 5-3 per la Junior Fasano. Intanto il ferro a interporsi fra il tiro violento del giocatore di Campus Italia e il gol. Si ripartirà ancora con le giocate dei giocatori in maglia bianca. Ibarevic lancia Petroschi, Cantore, ancora Petroschi per Cantore che con un tiro infilato la mette dunque alle spalle di Albanese e dunque Albanesi e quindi dunque 6-3, ma l'arbitro ferma il tempo. Si riprenderà quindi ancora con una sostituzione del pallone questa volta. Quando il risultato è fermo sul 6-3 per la Junior Fasano, padrone di casa. Ricordiamo Junior Fasano che in questo momento è terza in classifica, una cosa che finisce fuori. Terza in classifica, 37 punti. Meno 1 dal Merano e meno 5 dal Bressanone che ormai sta prendendo il largo. Conversano che nonostante la vittoria con la Junior Fasano rischia di essere fuori dai giochi delle prime 4.
e intanto dall'altra parte ancora Campus Italia, il tentativo di tiro questa volta ancora di Manolovic. Petroschi, palla per Ostling che non sbaglia, quindi risultato di 7-3. Davide quindi che ferma il tempo, ammonito Notarangelo, si riprenderà quindi dal cerchio di centrocampo. Campus Italia invece un bel esperimento della Federazione Italiana, che invece è penultimo in classifica a 3 punti, insomma potremmo dire a 9 punti col Carpi, senza citare insomma il Romagna. E intanto continua dall'altra parte Pugliese adesso, che però fa meglio il prossimo passo domandandosi. Intanto Manolovic che ne ha di strada da fare, circa un minimo di elasticità mentale, recuperato il pallone anche Maglione che continua a inveire contro l'arbitro, e intanto viene ammonito proprio Pasquale Maglione. Il tempo continua peraltro a scorrere, vediamo se l'arbitro placherà gli animi di Pasquale Maglione che ha raccolto tutte le attenzioni su di sé in questo momento. Direi abbastanza superfluo il fatto che Pugliese per un riflesso abbia preso il pallone essendo accanto a Manolovic, d'accordo le regole, ma anche un minimo di comprensione per casi come questo. Intanto Petroschi lancio lungo, cerca Sperti dall'altra parte, il tiro di Sperti che porta quindi il risultato sull'8-3 e viene chiamato time out proprio da Maione. Noi quindi con questo time out ci fermiamo un attimo. Eccoci in diretta con continua il confronto tra Maglione e gli arbitri. L'ex giocatore anche della Juve Fasano prova a spiegare le proprie ragioni all'arbitro, che peraltro l'ha anche già ammonito. Si riprende quindi dal e 40 e il risultato è di 8-3. Prova ad alzare anche il ritmo urlando sempre Pasquale Maglione, il tiro questa volta di Zanoni, quell'applauso proveniente quindi dalla prima panchina. Recupera ancora palla Campus Italia, molto bene potrà quindi riprendere adesso la squadra in maglia bianca. Infatti adesso la Junior Fasano molto rapidamente con Petroschi, io stava con calma, adesso rallenta il ritmo, Pugliese che passa in posizione verso il destro, Sperti in posizione della destra, ancora io stavo Petroschi, Pugliese, Petroschi, Pugliese, ancora Petroschi, Ostling, io stavo! E la parata questa volta di Francesco Albanesi per un tiro abbastanza centrale. Sì.
angolo di Hosling e non ci riesce per pochissimo Francesco Albanesi, peccato. C'era quasi arrivato in velocità, poi nel tentativo di buttare un occhio anche su quello che sarebbe caduto nel tentativo di prendere la palla, il giocatore di Cingoli non ha permesso al pallone tirato dal giocatore svedese di finire in porta. Para Albanese, para Levan, da mezzo parte il tiro nuovamente, che porta quindi la Junior Fasano dopo 14 minuti sulla doppia cifra. Tanta palestra per i giocatori del Campus Italia, sicuramente queste partite fanno bene e fanno crescere nonostante i risultati. Spesso è la palla tentata di Levan, che è bravo in questo caso nel prendere la palla con le dita, peraltro in contromovimento, ancora via sta Petraschi, è la palla da esperti, posizione di pivot, bravo però dalla sua parte di intercettare, lancio lunghissimo per De Angelis che questa volta contro Levan la mette dentro e porta quindi a meno 5 Campus Italia. Scivola il giocatore numero 27 della linea Petroschi. Jostava. Ancora Jostava. Chiese adesso. Hosling circumnaviga la lunetta di basket. Jostava. Chiese adesso. Mette passi ma l'abito non se ne vede, ancora Hosling il tiro liftato, che bello, che bravo Hosling in posizione di pivot, praticamente implacabile, e quindi la mettere ancora adesso Campus Italia, fermato De Rugo da Hosling, che sicuramente non è un cliente facile. Questa volta per Campus Italia, minuto 16 sul cronometro, Junior Fasano che sicuramente ha bisogno anche di questo tipo di partite, nonostante appunto ci si trovi agli antipodi della classifica della Serie A Gold, però questi momenti che intanto rischia il passio, stava il tiro dall'altra parte di Pugliese, imprendibile. Sicuramente diciamo, queste partite rendono possibile la partita, insomma, l'allenamento per la Junior Fasano in vista delle prossime gare. Thank you.
intanto Campus Italia adesso che torna sotto con questo meno 6, peccato il passaggio che finisce fuori, due minuti per Pugliese che ha spinto un altro avversario. In questo caso probabilmente l'arbitro avrebbe potuto interpretare la questione in maniera diversa, saranno due minuti fuori. Che vale il 6-9. Guarda a destra Alessandro, guarda a destra Zanon. Dearevic che chiude bene in difesa questa volta proprio su Battaglia. Eccolo qua Battaglia, il lancio dall'altra parte. Bene, qui il servizio per il compagno all'ala che però tirando finisce fuori, quindi si potrà ripartire ancora con calma come invita Petroschi. Va Alessandro, risultato di 16-9. Il tiro che si infrange violentemente sul palo, potrà ripartire, ma bravo ancora il 27 a recuperare il pallone, a servire il compagno Tarantino con un problema alla maglia, non so quanto sia regolare il fatto che stia giocando con questo numero 13 che praticamente non si vede. 17-9 al minuto 22, il tempo continua a scorrere. Ora Zanon fuori in questo momento dello vicario di Tortona. Ancora Campus Italia adesso. Il tiro. Bene Leban, attenzione però perché Corcione si blocca. Però non muovere sempre, se no qua mi salta sempre il cazzo del video. Lucio.
per i 18-10 adesso. Prenderà quindi dei 9 metri, adesso con la palla tra i piedi in realtà di Andreotti, che la recupera, l'arbitro indica ancora 2 minuti e si potrà riprendere quindi ancora Manolovic. Già quindi 18-11. Cantore, Chiese, Petroschi, Chiese il tiro e la parata questa volta, bella parata di Alessandro Luminati. Va a ripartire rapidamente suoi, bella parata del numero 96 di Campus Italia, dall'altra parte sarà una scala, dall'altra parte molto bene, per il gol di Frannito. La porta quindi 18-12 il parziale fino a questo momento. Applausi coordinati, come potete sentire, quasi da ultras per la panchina di Campus Italia. Intanto Petroschi perde il pallone, l'arbitro fischia, non si comprende cosa. Diciamo che probabilmente si giustifica un livello sicuramente in crescita da parte dei giocatori di Campus Italia. Non si comprende invece un livello abbastanza basso della coppia arbitrale fino a questo momento. Intanto 25esimo minuto e 48 secondi, come potete leggere in sovrimpressione, il risultato di 18-12 per la Junior Fasano, che potrà negli ultimi 5 minuti provare anche idee e schemi nuovi per, come detto, cercare di prepararsi a quelle che saranno poi delle sfide sicuramente molto più importanti per le finali di campionato. La Junior che ha un solo punto alla seconda in classifica, anzi forse l'ambizione è proprio quella di essere la seconda vera sfidante del Bressanone. Petroschi intanto chiama l'uscita a Boggia, eccolo lì che passa in posizione adesso dalla destra, bella però la palla di Pugliese per Osling e la manina di Luminati manda la palla fuori. Ancora Manolovic dall'altra parte, ma che bravo Reban in questo caso sul tiro di Andreotta, e Petroschi con calma. Io stavo violentissimo per Osling, la palla viene respinta, rapidissimi cambi di fronte in questo finale di primo tempo, ancora Manolovic, rapidissimo, e qui lo sfondo su Petroschi, c'è tutto, l'arbitro fischia il fallo e come abbiamo detto speriamo che sia una palestra anche per questa coppia arbitrale che oggi ha l'incredibile primato di riuscire in alcune sviste, probabilmente anche dettato dal fatto che la partita sicuramente non abbia molto da dirsi in termini di classifica. L'arbitraggio potremmo dire leggero questo. Ancora Campus Italia, il tentativo di tiro e però questa volta viene fischiato lo sfondo. Petroschi che quasi inganna Leban e richiama la calma, non lo ascolta io, sta per serve adesso Petroschi, ancora per Pugliese che cerca lo spazio e il tiro. Vengono fischiati i 9 metri in questo caso, la palla che comunque si era schiantata sul palo, l'arbitro ferma il tempo.
18-12 si richiama alla pulizia del parquet probabilmente, ma sicuramente alla sostituzione del portiere di Campus Italia. Adesso è Francesco Scarcelli contro Albini Estam. Tiro, cade in spaccata a terra Scarcelli, ma nulla può contro il giocatore svedese. Minuto 28 ormai, tra pochissimi secondi, e il risultato che quindi di 19-12. Zanon. Ancora lui. La parata però di Leban, che cerca un lancio lunghissimo per Boggia, che riesce in due tempi a prendere la palla. È clamoroso errore del giocatore giovanissimo, la palla numero 15 della Junior Fasano, riparte benissimo. In questo caso però l'errore è abbastanza grossolano di Manolovic. C'è ancora Boggia che può riprovarci adesso, e questa volta riesce nel secondo tentativo a mettere dentro il suo primo gol di giornata con questa rete, quindi che vale per il 20-12 al minuto 28 e 43 secondi, scusate. Ancora Campus Italia adesso con le rapide manovre dei giocatori in maglia bianca. Qui Pugliese ancora per Petroschi, è stato bravo a recuperare la palla il giocatore della Junior Fasano. Ancora per Boggia, anche questa volta schiaccia sotto Scarcelli. Tre tiri di fila e due gol. 33,3 periodico per Boggia in questo primo tempo. Mancano 50 secondi poco meno al termine di questo primo tempo, con ovviamente la partita che non aveva nulla da dire in partenza, ma con un Campus Italia che però rispetto a inizio campionato sicuramente dimostra di essere cresciuta moltissimo dal punto di vista tattico e anche della comprensione degli schemi di gioco. Intanto il tiro, questa volta la parata di Leban, ma l'arbitro ha fischiato un fallo, si riprenderà dai 9 metri. C'è De Lugo, ancora Manolovic, Zanon. Bella questa palla, il tiro e il gol! Che bel gol di Andreotta! Ormai sta per terminare il primo tempo, io sta, ma ancora per Hosting che non ne sbaglia una! E quindi con questo gol finisce il primo tempo, risultato come vedete in sovraimpressione di 22-13, e noi ci rivediamo tra pochissimo, grazie. Vai, vai, mo ci siamo.
devi alzare un po', Vito. La devi alzare un po', che non si vede la porta così, eh. Ade Zenupe. Ade Feio. Peso. Mo meglio già. Se la alzi ancora poco poco in mecchia anche. Ma così non prendi l'ala. Tutto torto, però. Se vale più un meglio. Prende dunque da Fasano per questa partita tra Junior Fasano e Campus Italia. Il risultato, come potete vedere, insomma, il 22-13, intanto il Manolovic ancora Campus Italia, qui non riesce ad entrare, non riesce neanche a servire il compagno, Zanon, Manolovic. Cambia dall'altra parte, bene, per il tiro questa volta di Fragnito, che però finisce fuori. Ma adesso riparte quindi Junior Fasano con Terrasco e Pugliese, loro in sintetico. Andiamo un attimo a dare un'occhiata però a quanto sta accadendo sugli altri campi, risultati molto molto interessanti. Il tiro di Manolovic che si schianta sulla traversa. Dunque Bolzano Merano 11-15 per il Merano che vince, però è in casa del Bolzano. E Carpi Conversano 10-15, quindi Conversano che vince di 5 sul Carpi. Cassano che vince in casa col Fondi 13-5, Junior Fasano la stiamo seguendo qui in diretta 22-13. Pressano Rubiera 14-15 e Siracusa Romagna 12-9. Soprattutto però la partita che più conta quest'oggi è lo scontro dell'altissima classifica fra Brixen e Sassari, con il Sassari che incredibilmente vince in casa del Brixen 15-11 e che in questo momento permette alla squadra sarda di guadagnare ulteriori due punti per questa incredibile finale di stagione della squadra sarda. Intanto ancora Campus Italia in ripartenza rapida, sempre Zanon per Manolovic, bravo Pugliese. L'arbitro fischia non sappiamo cosa, ma intanto a proposito di tutto e delle partite di oggi, quindi degli altri scontri sugli altri campi, andiamo a dare un'occhiata a quella che sarà poi l'ultima giornata, la domenica dopo Pasqua, il 15-4, con Merano Bressanone in casa del Merano, e Rubiera Cassano Magnago, Romagna Bressano, Campus Italia Carpi, Sassari Sidea Group Fasano, e quindi la Junior che andrà a giocare in Sardegna per quest'ultima trasferta di regular season, Fondi Bolzano e Conversano Siracusa. Ma i giochi potrebbero essere già belli che fatti quest'oggi. Intanto il tiro di Dello Vicario che finisce fuori, dall'altra parte invece Boggia che mette dentro dopo 2 minuti e 50 il primo gol del secondo tempo. Dunque abbiamo visto un po' di dati e statistiche del campionato che quest'anno è particolarmente interessante.
con queste prime quattro squadre, quindi a darsi in battaglia. Bressanone 42 punti, Merano 38, Junior Fasano 37 e Raimon Sassari 35, con Bersano quindi che insegue a 32 punti. Saranno quindi 7 metri e sarà proprio De Angelis contro Levan, la palla che finisce dentro, quindi gol del meno 9. Per il Campus Italia, adesso Petroschi. Ancora lui. Hostling. Jostam. Petroschi per Hostling che la scaccia e la mette dentro. 24-14 per la squadra di Fasano, la squadra di casa. Quintetto recupera bene palla dall'altra parte, il tiro questa volta liftato di Dello Vicario che finisce dentro, e quindi 24-15 per la Junior Fasano. Bel gol di Dello Vicario. Andiamo a vedere un po' di statistiche prima dell'inizio di questa partita. La Junior Fasano che ha realizzato 776 reti, è praticamente la squadra più prolifica della Serie A. Non è però la miglior difesa, che invece ha 554 reti, il Conversano. Campus Italia invece che si difende con un ottimo bottino di 682 gol fatti, ne ha subiti tuttavia 827. E intanto ancora Petroschi che incrocia benissimo, nonostante l'ennesima spaccata di Scarcelli. La palla finisce in rete e intanto l'arbitro richiede che si riprenda dal cerchio di centrocampo, fermando il tempo. Fabio che ne parla con Maione dicendo non ha fischiato, anche perché Maione lamentava appunto lo stop da parte dell'arbitro. Ancora battaglia adesso. Pierugo. Battaglia che chiama un basso sinistra, il tiro di Zanone, la parata di Leban. Ancora Junior adesso. Petroschi lancia rapidissimo per Messina, che potrebbe essere padre probabilmente di tutti i giocatori dell'altra squadra quest'oggi. 26-15. Ancora battaglia che si accascia come se l'avessero sparato da lontano, invece il tentativo di chiusura da parte di Messina. L'arbitro ferma il tempo, si consulta con l'arbitro. Due minuti per Messina. Ma è chiaro insomma che quest'oggi non vogliamo esprimerci ulteriormente, cercando sempre di fornire un servizio che sia super partes e che sia appunto godibile e tecnicamente accettabile per quel che possiamo. Ma si tratta anche di un campus arbitrario probabilmente. Intanto vediamo i termini ovviamente di crescita e di palestra, per così come con Cepita, iniziativa bellissima che la federazione ha messo in campo per questi giovani fortissimi ragazzi della pallamano italiana. Intanto proprio dall'altra parte il 26-16, quindi a minuto 5, anzi potremmo dire ormai sesto minuto e 15 secondi, ripartirà quindi Pugliese adesso in posizione anomala di centrale. Bene Jostam, Boggia. Ancora Pugliese, Jostam, Pugliese, Petroschi si alza il tiro, incrociato però finisce fuori, subito Scarcelli, Manuelovic trova lo spazio, aveva un'incredibile quantità di spazio, poteva entrare ma sceglie di servire il compagno De Angelis che evita al compagno una
un brutto errore in quel caso, mettendo dentro la palla del 26-17. Aggiornamenti degli altri campi, ma per lo più guardiamo quindi ciò che accade a Bressanone e a Carpi. 13-16, Bressanone-Sassari 10-16, Carpi con Bersano. Torniamo quindi qui a Fasano con il gol di Hoffling, 27-17, continua quindi questo ping pong. Dieci reti. Battaglia invita la calma, Zanon lo serve. Manojlovic. Ancora Zanon. Battaglia. Manojlovic. De Angelis, bella palla di De Angelis. Davvero una gran bella palla a cercare Battaglia, che riesce a metterla dentro davvero in agilità. La gran palla del giocatore con la maglia numero 13, Tommaso De Angelis. Junior che continua praticamente con tutti i suoi effettivi, fatta eccezione per Leonardo Boggia in posizione che alla destra e Flavio Messina in posizione della sinistra. Per quanto Messina comunque abbia maturato un'ottima quantità di minuti quest'anno. Ancora Jostam. Pugliese cerca lo spazio per Hoffling, che bravo Pugliese, ma questa volta Hoffling la butta fuori e può ripartire con calma Francesco Scarcelli. Cambio per cercare quindi di ottenere un beneficio dall'uomo in più. Ceccioni, Derugo, ed eccoli quindi in posizione di pivot sia Derugo che Bello Vicario. De Angelis, Manojlovic, rapido De Aric, che abbatte un avversario, si rialza Zanon, e si è visto quindi arrivare De Aric nel tentativo di recuperare la palla. E adesso si ripulirà quindi il campo di gioco dopo la caduta del giocatore con la maglia numero 23. Il tempo quindi è fermo al minuto 9.05. Il risultato è sempre di 27-18 per la Junior Fasano. Siamo per superare quindi i primi 10 minuti di questa seconda metà di gara. Manojlovic, il tiro, bella la finta di Zanon, ma altrettanto incredibile la parata di Levan. Che bravo Levan, può permettere adesso ai suoi compagni di riportarsi sul più 10. Ancora Petroschi, Jostam, Pugliese. Petroschi cerca lo scambio per Flavio Messina, ma è bravo a chiudere in maniera abbastanza puntuale Leonardo Fragnito. Ancora Pugliese, Petroschi, Jostam, il tiro e il palo di Jostam. Può ripartire adesso rapidamente Manojlovic contro Levan, che non riesce a fermare l'avversario, che la mette dentro, portando quindi i suoi a meno 8 con il risultato di 27-19. E intanto ancora Jostam, rapidamente Pugliese viene fermato, c'era Boggia comunque subito il suo supporto, e ripartirà quindi dal compagno con la 95, ossia Jostam, la Junior Fasano. I due con Petroschi continuano a scambiarsi la palla. Dall'altra parte Pugliese, lancio per Petroschi, bravissimo in rapidità a cercare Messina, che però butta questa palla fuori. 27-19, e ancora fuori quindi Scarcelli, e dentro Gioni. Manojlovic, De Angelis, ancora Manojlovic, bella questa palla di Manojlovic per il compagno, che in questo caso è stato molto bravo nel schiacciarsi a terra e mettere dentro. Dello Vicario sicuramente ci ha già fatto vedere belle giocate del genere anche in passato. Qui dall'altra parte un altro giocatore con la 11,
la mette dentro in assoluta velocità. Anche De Angelis, adesso le squadre leggermente più lunghe, ancora Pugliese dall'altra parte per Boggia, che con un controllo un po' maldestro riesce comunque a prendere la palla e a portare il risultato rapidamente sul risultato di 29-21 al minuto 11:28 secondi. Ancora cambio quindi in extra player per Campus Italia, con Cioni in posizione di ala sinistra e doppio pivot, come possiamo vedere, ancora De Rugo è un ottimo dello Vitalizio. Cerca lo spazio, bella questa palla, il palo peccato per De Rugo, ma che bella azione da parte di Campus Italia. Molto molto bravo il pallone De Angelis nel servire il compagno fingendo un tiro. Peccato poi per la conclusione che si scatta sul palo. 29-21, abbastanza rapida la partita, in realtà non ha voluto, anzi meglio, non è stata predicata la volta interruzione di tempo. Jostam chiama Petroschi chiedendogli appunto di incrociarsi nel tentativo però di servire il numero 44 Osling, che però viene fermato con un fallo, e quindi ancora palla Junior Fasano con Jostam. Cerca il compagno, il Pugliese, ancora Petroschi, che si alza e schianta il tiro sulla traversa, palla che però tocca il soffitto e finisce fuori. E quindi, nonostante si dovesse riprendere dall'area del portiere, l'arbitro permette quindi di poter partire anche ormai ben fuori, ormai dai 10 metri circa. E ancora Campus Italia adesso, il tiro di Zanon, Messina recupera, il lancio lungo e la palla che si schianta ben lontana dalla porta. 29-21, 13 minuti e 13 secondi. È una partita che adesso vede per lo più i giocatori tentare schemi e con la pressione della partita. Ancora una volta bravo Manolovic, lo scambio con il pivot, di due addirittura riesce a scambiarsi la palla, si chiama il passivo in questo caso, ancora Manolovic per Zanon, Zanon ancora per il numero 23, marcato praticamente a uomo dalla 5-1 di Messina. E Leban che riesce a prendere questa bella palla, Pugliese quindi che permetterà alla Juve di ripartire rapidamente con Petroschi, che lancia molto bene Boggia, che tira con un pallonetto e la mette dentro. Quindi, chiamato time out da Campus Italia, e anche noi ci fermiamo là. Eccoci rieccoci quindi dopo il time out, 30-21 continuano intanto le interpretazioni arbitrali. Petroschi rapidissimo, bella questa palla per Boggia che ha tutto lo spazio per metterla dentro, qui rischia qualcosina anche Scarcelli, forse con un po' troppa veemenza nei confronti del giocatore della Junior Fasano. Dall'altra parte il tiro e il gol quindi anche per Campus Italia, viene fermato adesso il tempo nuovamente. Thank you.
si riprende, ma andiamo a vedere un attimo i risultati dagli altri campi. E... diamo un attimo un'occhiata quindi a quanto sta accadendo. Bressanone 14, Sassari 20, Carpi 12 con Bressanone 21. Quindi continua così con il Sassari che vince in casa del Bressanone e consente, quindi e si consente di guadagnare punti sul Conversano. Fase abbastanza confusa, recupera palla però, attenzione, è qui. L'arbitro fischia fallo per un vantaggio che non si è concretizzato. Risultato quindi di 31-22 al minuto 15, ormai manca un quarto d'ora alla fine della partita e con le immagini coordinate da Vito Musa possiamo dire che la Junior Fasano guadagna quest'oggi questa partita. Ennesima esclusione per due minuti per Boggia. Abbastanza opinabile l'arbitraggio quest'oggi, tuttavia questa partita, intanto qui Manolovic bravo nel metterla dentro, dicevamo quindi una partita che ha il sapore della festa per la Junior Fasano, che quindi raggiunge, aveva già raggiunto matematicamente le prime quattro posizioni che, per posizioni che permettono quindi di passare le Final Four Scudetto, e Campus Italia che sicuramente continua a macinare, a maturare minuti importantissimi per questi ragazzi. Ancora Pugliese, Giostam per Corcione che scappa, mette dentro, gol del 32-23. Fabio dice a Messina di schiacciarsi, si inverte con Corcione in posizione di pivot assolato dello vicario. La parata di Lebron, 32-23. Minuto 17, 16 secondi, una partita che ormai abbia poco da dire. 9 gol di differenza tra le due squadre, ovviamente una Junior che non è mai stata in difficoltà quest'oggi. Che vedremo la prossima settimana giocare l'ultima di campionato in casa del Sassari. Campus Italia invece giocherà in casa contro Carpi. Ancora Jostam, il passaggio per Pugliese in posizione di terzino destro, cioè Spettere si posiziona dalla destra, Messina alla sinistra e Petroschi adesso che scala giù a pivot, la prende e la mette dentro. Ci crede sempre Dario Petroschi, un giocatore dall'entusiasmo e dalla incredibile voracità in questi casi, un giocatore molto attaccato alla maglia della Junior Fasano, molto vicino ai tifosi, un giocatore che spesso incita i propri tifosi, è diventato così un beniamino della tifoseria bianco-azzurra qui a Fasano. Ancora De Angelis contro Messina, serve il compagno in posizione di ala destra, qui passi clamoroso di Zanon, l'arbitro ormai cambia la regola in 4 e permette di continuare, recupera comunque palla per la Junior Fasano adesso con Pugliese. Giostam ancora, Giostam, Corcione, Petroschi si alza, il missile del 27, 34-23, De Angelis prova ancora con un tiro liftato a ingannare il numero 12 con la maglia della Junior Fasano, sia Leban, Pugliese dall'altra parte ancora per Boggia,
me la mettere 35-23. Con calma adesso anche Campus Italia. Entrate in posizione della destra anche Miner, già capitano della squadra dei giovanissimi giocatori iscritti alla Federazione Italiana Gioco Handball. E intanto si ferma il tempo, 35-24 il parziale a 10 minuti dal termine, e ci fermiamo nuovamente. Scarcelli finisce fuori, regalando e quindi concedendo un'altra opportunità alla squadra oggi in maglia azzurra. Petroschi, Messina il tiro, bravo Scarcelli che la prende col petto, qui forse sfondo su Petroschi, l'arbitro lascia proseguire perché l'ultimo tocco è stato di Messina, quindi la palla sarà da rimessa laterale per Campus Italia, che è già ripartito rapidamente con De Angelis. Battaglia, bravo De Angelis, poi il tiro di Poggio che finisce fuori. Fabio che dice manteniamo la calma, Leo riferendosi proprio a Leonardo Palmino Poggio. Scarcelli che deve solo rientrare per rimettere la palla in campo e torna fuori. Battaglia, De Angelis adesso, ancora Battaglia, De Angelis, Battaglia il tiro, centrale, non deve far nulla, vince in questo caso. 0 minuti per Angiolini quest'oggi, è chiaro che una partita in cui si devono provare un po' di schemi, ma anche tenere a riposo giocatori importantissimi come appunto Filippo Angiolini per la Junior Fasano, in vista non della prossima partita che comunque sarà importante con Sassari, ma delle finali di campionato. Ancora Pugliese, gol, 37-25.
12 gol di differenza. Altri spunti della partita, poco spazio a Sipilio che invece è rimasto appunto in panchina, lasciando quindi un'opportunità a Daniele Vinci, che così acquisisce un po' di minuti. Grande, bella palla e la parata di Vinci, che in questo caso ha dovuto allungare la gamba. Tuttavia Cioni non aveva tantissimo spazio per poter entrare. Bene la difesa di Boggia, buona anche la parata quindi di Vinci, che allunga il piede sinistro per intercettare il pallone del numero 7 Jacopo Cioni. Mirer e ancora Vinci, che questa volta ci mette del suo per realizzare una bella parata in caduta, e qui sotto la nostra postazione festeggia con Beharevic, che sono usciti adesso lasciando il cambio ai compagni. Doppio pivot Corcione e Hosling, doppio pivot corazzato potremmo dire, con questi due giocatori dotati di una costituzione fisica davvero importante. Ancora Yostama, cambia per Pugliese, viene fermato, c'è Camboggia che può entrare mettendo dentro il gol del 38-25. Per score potremmo definire oggi, ora le maiestatis, perché come avrete notato dall'inizio partita sono solo, potremmo dire Leonardo Boggia. E dall'altra parte De Angelis, bello vedere quindi, intanto qui 7 metri, bello vedere insomma che due giovani promesse della pallamano oggi abbiano dato il meglio, e comunque nonostante il divario tecnico tra le due formazioni abbiano giocato una bella partita. Intanto battaglia contro Vinci e il gol quindi del 38-26 al minuto 25 e 30 secondi. Pugliese adesso, Boggia, Petroschi, Hosling, io sta bene a spazio, finta, passaggio a destra, passaggio a sinistra, ma sapeva già che l'avrebbe messa ugualmente semplicemente tirando. Sorride il giocatore per la 95 che porta quindi la Junior prossima alle 40 realizzazioni quest'oggi. D'altra parte arriva anche il gol di Andreotta. Tre minuti al termine, poco più. Il risultato è di 39-27, quindi si può arrivare a 40, ma andiamo a dare un'occhiata come prima. Intanto diamo un'occhiata all'azione, il tiro di Messina ancora fuori oggi. Davvero stregata la porta per il giocatore della Junior Fasano, capitano storico della squadra pugliese. Bolzano 25, Merano 28, Bressanone 17, Sassari 21, Carpi 17 con Bersano 28, quindi Sassari continua in vantaggio e anche il Conversano che allunga sul Carpi. Cassano Magnaco 27, Fondi 16, Bressano 18, Rubiera 21, Siracusa 22, Romagna 17. Intanto torniamo quindi in diretta sul 39-27 al minuto 27 secondi. Manca davvero ormai pochissimo alla fine di questa partita. Vinta, potremmo dire, a breve sarà ufficiale dalla Junior Fasano, una partita che sicuramente ha avuto poco da dire, ma che come abbiamo già ripetuto più volte durante la cronaca risulta essere sempre una gran bella palestra per questi interessantissimi giocatori della Junior Fasano. Qui Vinci che manda a benedire Petroschi in maniera a mio modo di vedere ingiustificata. Il giocatore con la 27 risulta essere sempre in palla, direi ben poco importante insomma
questo caso, anche perché è arrivato di gran lunga prima il giocatore con la felpa rossa, quindi il portiere, intanto la palla che finisce nuovamente fuori, 39-27, ripartirà ancora Campus Italia. Battaglia De Angelis per Cioni, doppio pivot ancora, chissà che De Angelis non inventi una delle sue. Palla che avrebbe raccolto da Corcione, che con un tiro molto bello, devo dire, perché è abbastanza teso, difficilmente in questi casi lo si vede così filato, porta il risultato sul 40-27. Mancano 50 secondi al termine, probabilmente ci sarà spazio per altre due azioni, di cui una sicuramente di Campus Italia con De Angelis. Ancora il 13, il tiro sotto mano, la parata di Vinci, bravo questa volta ad allungare il dito. E credo anche col supporto della gamba, perché abbiamo visto la palla si era mezza andata, quindi mano e gamba in spaccata per il giovane portiere della Junior Fasano. Mancano 20 secondi al termine. Petroschi, Jostam, i due si scambiano la palla quasi a invitare l'altro a tirare, e invece è una volée che Osling schianta sul portiere, e poi il tiro di Osling, la palla che finisce fuori, chiede anche scusa dall'altra parte. Osling, Jostam si rispera quindi per questa ultima azione, che però vede quindi la partita terminare sul risultato di 40-28. Finisce qui quindi l'ultima trasferta di regular season in casa per la Junior Fasano. Si scambiano baci e abbracci i giocatori. 40-28, migliori in campo De Angelis, e per entusiasmo, forza di volontà e reti segnate soprattutto, potremmo dire, per la Junior Fasano, Leonardo Palmiro Boggia. Quindi chiudendo quindi questo collegamento magari con i risultati dagli altri campi, con Versano largamente in vantaggio sul Carpi, 10 reti, 20-30, e Sassari invece che vince di 4 in casa del Bressanone, una partita che vi invitiamo caldamente a seguire semplicemente cambiando link sempre della nostra piattaforma Eleven Sport, una partita che sicuramente avrà tanto da dire, anzi magari aprite due tab sul vostro browser se siete dal PC o dalla TV, ma continuate quindi a seguire quanto sta accadendo sugli altri campi. Si decide praticamente la stagione di due squadre in questo momento, quella della Junior Fasano che festeggia in questo momento, la si era già decisa la scorsa partita proprio vincendo con il Bressanone, adesso vanno a prendersi gli applausi del pubblico sempre caloroso, folto, qui alla palestra Franco Zizzi. Un saluto quindi anche da parte mia e un arrivederci alle prossime partite da Vito Lamberti.